Arance, come moltissimi borghi della cosiddetta Toscana Minore, è ricco anche di storia sintetizzata in eventi folcloristici affascinanti come il Palio di Settembre. Sono tutti dilettanti, però c'è una partecipazione di oltre 500 persone fra comparse, l'attore e chi lavora per questa attività, di cui il paese si può dire un quarto del paese è tutto impegnato su questa attività. Senta, il vincitore cosa porta a casa? Un cencio? Come succede? Un cencio di cui tutti gli anni viene commissionato a un pittore, un cencio di cui poi il comune, una volta festeggiato la vincita, viene riconsegnato al comune, il comune poi c'è una mostra di tutti i cenci di tutti gli anni che stava fatto e viene fatto il palio. In questa clip vediamo un condensato di quello che succede. Quattro contrade si danno battaglia grazie a delle rappresentazioni teatrali che di fatto coinvolgono tutto il paese. Rappresentazioni legate alla storia del territorio. Una sola contrada, come sempre nei pali, vincerà l'ambitissimo cencio. Prima della chiusura in piazza a Pomarance, qui è stata allestita una straordinaria tavolata di prodotti del territorio, la sintesi di una terra ricca di profumi straordinari. È il sindaco che indica alcune specialità come il pane di Montegemoli o l'agnello pomarancino. Iniziative che riescono a pubblicizzare questi prodotti, che riescono attraverso dei momenti di richiamo fatti ad esempio come la sagra dell'agnello pomarancino che noi faremo qui dal 18 al 20 di maggio, che è una sagra provinciale proprio per richiamare l'attenzione su questo prodotto e quindi anche per riuscire ad aiutare i produttori a commercializzarlo. Oppure il Divino Calice, che è un'iniziativa che ci sarà nel mese di agosto e che è finalizzata a riproporre tutti i prodotti tipici nostri, il vino, l'olio e il formaggio. Signor Giovanni, mi convinca che questi prodotti sono talmente tanto buoni che partendo dalle tagliatelle non mi fermo fino in fondo. Io partirei con l'agnello, con il cinghiale, che è un animale tipico della nostra zona ma di tutta la Maremma. E come primi anche la zuppa pomarancina, è una zuppa di verdure e legumi con pane. Poi naturalmente i nostri condimenti, i nostri oli, ovviamente il vino.
i migliacci, che sono un altro prodotto tipico di Pomarance, una cosa molto semplice, fatto con acqua, farina, anice e un pochino di sambuca. I formaggi, anche questi sono prodotti molto buoni, tipici anche questi della nostra zona, specialmente da quando c'è stato l'avvento della pastorizia sarda. E invece so che qui c'è una tradizione che è tutta vostra. Io ho assaggiato il ricciarello, completamente diverso da quello che si mangia a Siena. Pomarancino, anche questo è un dolce tipico delle nostre zone e viene avanti nel tempo. È una cosa. Ma da quanti anni lo fate? Ma non si sa da quanti anni viene fatto. È una cosa che è sempre stata fatta nei giorni di festa, per Pasqua, per Natale. Di questa terra è legata anche alla solidarietà, all'associazionismo e alle istituzioni. C'è una filarmonica ma anche una compagnia di sbandieratori che qui vediamo, giovanissimi e ricchi e carichi di entusiasmo. Per questi ragazzi fra breve inizierà la stagione delle esibizioni, non solo nella zona ma un po' in tutta la regione ed oltre. Nel periodo estivo qui c'è una presenza massiccia di turisti che vengono nelle nostre zone, sia nei residi che negli agriturismi, si parla da 11 a 15 mila presenze all'anno. Quindi si fa degli spettacoli in piazza dove siamo ora, gratuiti, per alleviare un po' le serate. Ecco, tra l'altro stiamo vedendo anche alcune immagini, in questo caso degli sbandieratori. I sbandieratori tutti fanno parte di queste attività. Io volevo sentire un attimo l'assessore, che è giovanissimo, un po' come gli sbandieratori, ma che già ha un'esperienza, perché fare l'assessore al turismo non è facile in un comune che cresce a dismisura. Mi stavano dicendo poco fa dei numeri importanti di crescita, anche dal punto di presenza davvero notevoli. Con i primi di giugno dovremo partecipare a una fiera del turismo, Go Slow, a Venezia, che riguarda praticamente il turismo lento, il turismo naturalistico, il turismo che ci interessa di più. La nostra vocazione è chiaramente agrituristica. Ancora la musica dei cantori del Maggio, i famosi Maggerini o Maggiolini. A Serrazzano, dove stiamo arrivando, si è formato un gruppo che proprio lo scorso anno ha ottenuto un successo straordinario. Qua ci hanno accolto con i loro colori, i loro sapori, la loro tradizione e naturalmente anche le loro canzoni. Abbiamo ripreso questa attività che ormai stava scomparendo. Ci siamo riuniti, abbiamo creato questo gruppo tutti insieme e abbiamo deciso di riportare avanti delle tradizioni che effettivamente nella nostra zona erano scomparse. Abbiamo iniziato l'anno scorso e ci siamo divertiti, abbiamo fatto divertire, abbiamo avuto un pochino di successo e la nostra speranza è di continuare ancora per tanti anni e portare questa tradizione in tutte le nostre frazioni e non solo. Vogliamo ricordare parte dei fondi dove vengono destinati? Sì, noi per portare avanti la tradizione, perché alla fine tutti i maggiorini vanno a fare la tradizionale mangiata e questo non vogliamo toglierla, però tutti i soldi che noi riusciamo a recuperare col corbello, che effettivamente quest'anno sono stati tanti, tanti, non mi ricordo ma sono stati tanti, li definiamo una buona parte alla ricerca sul cancro. Serrazzano è situato su un colle a cavallo tra la valle della torrente Trossa e del fiume Cornia, in posizione panoramica a 548 metri di altezza. Il paese conserva un interessante tessuto edilizio medievale in cui si legge ancora la struttura del borgo fortificato.
La storia di Serrazzano traspare dalla toponomastica, facendoci capire che il borgo fu sicuramente un castrum romano. Oggi la frazione conserva ancora i tratti caratteristici del borgo medievale, anche se gran parte delle mura, ad eccezione del lato sud-est, sono state demolite e inglobate nelle abitazioni già nel 1700. Risorsa e vogliamo che abbia una ricaduta specifica sul territorio. In modo particolare anche come amministrazioni lavoriamo e programmiamo per sviluppare gli usi diretti di questa risorsa. Un esempio, lo dico così brevemente, è quello del teleriscaldamento, cioè del riscaldamento geotermico nelle nostre case, in tutti i paesi, che porta vantaggi ambientali perché sono CO2 in meno emessa nell'aria e porta anche vantaggi economici perché è una risorsa che tiene la concorrenza molto bene. Chiaramente lavoriamo anche sulle alternative, quindi in modo particolare per lo sviluppo del turismo, che passa per una qualificazione dei nostri paesi, quindi per un abbellimento dei nostri paesi. E poi abbiamo investito moltissimo anche sui beni culturali, quindi sul il recupero e la valorizzazione della Rocca Sillana come avvio di un progetto di parco archeologico naturalistico che faccia da potente richiamo verso questo territorio. E stiamo per inaugurare, lo annuncio fin da ora, lo faremo il giorno del palio di quest'anno, il 9 di settembre, una mostra permanente delle ceramiche che rappresentano nella storia di Pomarance un episodio molto importante nell'artigianato e che potrebbe tornare ad essere un oggetto di interesse, un settore di interesse anche per alcuni artigiani, anche per alcuni artigiani di oggi. Intanto ringraziamo Pomarance per la cortesia, per l'ospitalità, non avevo dubbi dell'organizzazione perfetta. Un grazie particolare a questi ragazzi che hanno avuto la pazienza di stare alle nostre spalle e di attendere anche un po', ma insomma ne valsa la pena. Avete visto intanto quanto sono belle le loro divise, i loro costumi, e poi quanto sono bravi nelle immagini che stavano scorrendo. Ci vediamo martedì prossimo, grazie per averci ospitato in questo luogo davvero bello, alla prossima settimana, arrivederci.